Benvenuti a questo evento che è per noi veramente molto importante e che vogliamo trattare proprio come una festa di scuola. L'abbiamo organizzata in una maniera abbastanza intima che dà il senso di quella che la scuola dell'infanzia Maria Vittoria è oggi e che è sempre stata dal momento della sua fondazione, sono 150 anni, per cui insomma è una tappa veramente molto 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 importante. È una perla della città di Lanciano, lo sapete meglio di me, per cui in questi tre giorni noi vogliamo in vario modo ripercorrere le tappe di questa scuola oggi. Giada Sacchese, Elia Gian Cristoforo, Davide Silveri, Alessandro Bona, Rosa De Rosa, Marica Micolucci, Roberta Zulli, Anna Sofia Spera, Lavinia Frattura. Siamo inizio alla terza giornata di festeggiamenti per il 150° anniversario della storica scuola dell'infanzia Maria Vittoria. Con l'abbraccio dei bambini diamo il via alla manifestazione.
concludiamo i tre giorni dedicati ai 150 anni della fondazione della Scuola Maria Vittoria. È stato un crescendo dal primo giorno con l'inaugurazione di Pietro Minamuri, dove si sono sostituiti i bambini dei 5 anni, per passare attraverso la ricostruzione storica e culturale del convegno che si è tenuto ieri pomeriggio, e poi questi meravigliosi bambini tutti insieme che gli hanno e ci hanno aiutato, come al solito, con un livello di eccellenza indescrivibile, non ci sono parole, credo che possiate concordare con me. Le maestre, come sempre, sono state eccezionali, e quest'anno in particolare, proprio perché avevano questo faro del 150°, hanno lavorato in una maniera encomiabile, sia come tempo e fatica, perché vi assicuro che dietro questo c'è un anno intero di lavoro a scuola e soprattutto nell'extra scuola, per cui l'applauso è veramente meritato.